Venerdì 8 marzo 2019. Ne approfitto per fare tanti auguri a tutte le donne sintonizzate su Udi News TV. Adesso invito tutti i nostri telespettatori di mettersi comodi comodi, perché vi racconteremo la 27esima giornata di campionato Juventus-Udinese. Tra poco partiremo insieme agli amici dei Colli Morenici, Rovereto in Piano e Magnago per questa trasferta lunghissima ma appassionatissima. Sempre solo Forza Udinese! Allora ci stiamo per partire direzione Torino, 27esima giornata di campionato insieme agli amici dei Colli Morenici. Tra poco faremo tappa anche a Roveredo, ci aspettano anche lì, insieme agli amici di Magnago, per una trasferta veramente pazzesca. Eh sì, è un po' lunga, però al contrario di quello che pensavo siamo riusciti a riempire il pullman, anzi dirò di più, averne avuto un altro forse avremmo fatto anche quello, però l'altro sarebbe stato al 90% juventini, quindi va bene così. Noi siamo i primi bianconeri d'Italia, naturalmente tu sei scaramantico, una passione, due colori, Udine e bianconera, sempre solo Forza Udinese. Buongiorno a tutti. Parola d'ordine? Forza Udinese. Evviva le donne. Evviva le donne. Beh, ma quello sempre, un giorno è riduttivo. La voce? C'è, la teniamo tutta per lo stadio, però c'è. Parola d'ordine? Forza Udinese. Prego. Gianluca. Lo sciatore bianconero, Parola d'ordine? Plagé Duilio. Duilio, qual è la tua parola d'ordine? Olao rompi, un alpino questo, Olao rompi. E siamo finalmente arrivati a Roveredo in Piano, siamo in piazza, tra poco caricheremo un po' di viveri. Sì, abbiamo già preparato tutto, dovevamo fare l'aperitivo qua, però visto che siamo tutti quanti caricati in corriera, partiamo verso Torino. Siamo caricati e molto carichi per Torino. Molto carichi e molto fiduciosi. Però Rudy, non puoi lasciarmi così, mi hai lasciato un pochettino a bocca asciutta, la mia dieta zona dopo, va a svanire un attimino. A Verona recupereremo. Parola di Lupetto qua, Lupetto bianconero. Bianconero. Sempre, primi bianconeri d'Italia. Certo, sempre. Bisogna dirlo ad alta voce stasera. Sì, siamo pronti, la mia dieta zona comunque continuerà a Verona, così mi ha promesso. Ha promesso che lo facevamo anche qua, quindi speriamo sia una promessa buona. Ci rifaremo. Allora, sempre solo, forza! Udinese. Ci siamo quasi pronti per la prima grande sosta, anche perché ho bisogno della mia dieta zona, quindi amici di Udi News TV rimanete con noi. E naturalmente una me e una zama. Allora, la nostra sosta continua, siamo qui anche con gli amici di Campo Formido, a Città del Trattato. Chi è più tifoso dell'Udinese dei due? Papà, penso. Il papà, perché? Perché ce l'ha nella pelle. Proprio nel DNA, siamo tutti totalmente dipendenti. Come andare comunque in trasferta con i propri tifosi? Bello, una soddisfazione. Quante trasferte hai fatto? Io due per ora. Dove? Chievo, giusto, e questa. Quindi sei contento oggi di andare anche a Torino? Sì, contentissimo, era da tantissimo che volevo venire. Allora, facciamo così, mi dovete gridare per gli amici che sono sintonizzati in questo momento su Udi News TV, un bel Forza Udinese al mio 3, 1, 2, 3! Forza Udinese! Bene, allora ci siamo di qua, di là, siamo sempre in diretta su Udi News TV, con i nostri tifosi, direzione Torino per questa 27esima giornata. Allora sulle sciarpe, vai con la sciarpata e vai con la canzone, perché noi siamo totalmente dipendenti, allora... Dipendente! No! Bianco, nero, bene, bene, vivo di leggere. Questo è il nostro spettacolo totalmente dipendente. Forza Udinese! L'ultimo, allora, lo faccio solo per lei, e lo faccio anche per loro, per gli amici che ci stanno guardando in questo momento. E cosa diciamo? E diciamo cin cin. Cin cin, viva Udin! Sempre. Senti, sai che hai lo stile del tennista? Fammi vedere un attimino. Fammi vedere. È quasi, diciamo quasi. Cin cin.
Però come sta andando questa trasferta? Molto bene, come sempre. Le trasferte sono sempre bellissime, tutto alla perfezione. Anche perché oggi è un po' lunghetta comunque. Lunghetta, vabbè, però in corriera passa, sono tutti molto simpatici e quindi una bellissima trasferta. Ma secondo lei, quello di prima è un bravo tennista o un bravo polentista? Polentista. No, un polentista. Polentista, sì, sì. Qual è meglio come... avere un polentista in corriera che un tennista. E sempre solo, forza! Udinese! E allora lei è stato etichettato come un bravo polentista, non tennista, mi prendeva in giro prima. Sì, sicuramente, era tutta una scena. Stiamo per partire in direzione Torino, care donne, tanti auguri, come dicevo prima, per ieri, per oggi e per domani. Viva le donne! La prima sosta è andata, caro Rudy, tra poco ci avvieremo sempre in direzione Torino per questa 27esima giornata. Senti, questa convocazione di Juan Musso in nazionale è un vanto per noi, è un vanto per noi, è avanti tutta, è avanti tutta. No. Senti, allora la dieta zona comunque continua, io mi sono tenuto un po' leggerino oggi. Adesso siamo entrati in quaresima e è cominciato un percorso di dimagrimento. Giustamente, per te ma non per me. Allora facciamo così, tra poco entreremo in corriera, ripartiremo, sciarpata assicurata per gli amici di Udi News TV e sempre solo forza Udinese. Udi News TV, seguici anche? Anche tu. Anche tu, anche tu. Rino Nosella, sì. Roveredo in piano. Sì, club Udinese calcio Rudy. Rudy. Ma chi è che gioca meglio a calcio? Tu o Rudy? Penso io. Tu no? Sì, meno pancia di Rudy, dai. La corrida sta per partire. Perfetto. Senti, come siamo con le donne? Con le donne. Bene. Perché oggi è la festa delle donne. Benissimo. Intanto ci stanno guardando. Vuoi salutare qualche donna in particolare? A tutte le donne do un saluto. E sono sempre superiori a noi. Bene, andiamo. Come procede questo viaggio? Benissimo. Ci stiamo divertendo? Tantissimo, ma mi piacciono un sacco le trasferte, cerco di farle il più possibile. Va bene, prima ho sentito anche che facciamo una risata veramente stratosferica, Sull'Assunta, Sull'Assunta. Le è venuta da ridere, eh? Sì, abbastanza. Allora Forza Udinese. Sempre Forza Udinese. Bene, qui siamo con il piccolo grande Samu che ha fatto un urlo quando ha scoperto di aver vinto la maglia di Pussetto. Sì, fortuna. Una bella fortuna, sei contento di questa maglia? Sì. Senti, me lo credi un bel Forza Udinese il mio 3? 1, 2, 3. Forza Udinese! Ale, applausi! Si conclude purtroppo con una sconfitta questa 27esima giornata di campionato. Adesso testa concentrata, già la prossima settimana contro il Napoli. Forza Udinese!